un'analisi approfondita di bilanci del 2011 di 720 aziende del settore siderurgico. Questo è il lavoro presentato durante la quarta edizione di bilanci d'acciaio dal prorettore dell'Università degli Studi di Brescia, Claudio Teodori. Il 2011 ha presentato una leggera riduzione nei risultati economici e anche nei livelli di solidità rispetto al 2010. L'aspetto, diciamo, positivo è che comunque i valori sono rimasti superiori rispetto all'anno di forte crisi, cioè al 2009. Un anno da leggersi come un passo indietro rispetto al 2010, questo quanto emerso e sottolineato dal docente. Quest'anno i risultati si sono ridotti in misura contenuta perché hanno tenuto le vendite. Una nota tutto sommato positiva, ma destinata ad invertire il proprio trend già nell'anno in corso. Già nel 2012 la tendenza sarà verso una riduzione del fatturato, quindi le imprese dovranno rendersi conto che è necessario magari individuare anche nuovi modelli per poter mantenere la marginalità, perché è una delle strade per poter riuscire a competere in un mercato che sta chiaramente cambiando. Individuare nuove strade, intraprendere progetti innovativi per far fronte al cambiamento significativo del modello industriale ed economico. Non mancano però e sono spiccatamente emersi nell'ambito della quarta edizione di bilanci d'acciaio, secondo il prorettore, la determinazione e la propensione alla rinascita nelle anime della classe dirigente. Mi ha fatto piacere questa forza da parte degli imprenditori, però li ho visti ancora più convinti di andare avanti nei loro progetti e credo che sia fondamentale. Ma secondo il docente, anche nel miglioramento del rapporto tra aziende e istituto di credito si può identificare una spinta positiva per la congiuntura attuale. Il rapporto tra banca e impresa deve profondamente mutare nel tempo. Sono cambiate le condizioni, ognuno chiaramente vede la metà del problema e forse se parlassero di più credo che molte più soluzioni si troverebbero facilmente.